Imperativo è tornare al successo all'Adriatico, manca dallo scorso 2 ottobre 3-2 col Gubbio, fuori Messic per squalifica e il nazionale Tugnov, ben 7 cambi rispetto a Carrara, in difesa Floriani per Pierno, conferma per Vergani. La grande novità, sorpresa, l'utilizzo di Luca Mora, che prima di questa sera aveva collezionato solo 33 minuti in campionato. Nel match esterno di Luca comincia così il Pescara, comincia anche con Bompiglio e c'è il gol di Milani al terzo minuto di gioco. Lo sviluppo della manovra è stato molto positivo, un tocco e via con una gran giocata di Squizzato a centrocampo, poi a cornero per il numero 2 Milani, il destro, che non è poi il piede a lui più congeniale. Il gol, il primo in questo campionato, il secondo nella sua esperienza pescarese. Poi vediamo ancora il Pescara in attacco con il sinistro però centrale di Merola, nessun problema per il portiere della formazione di Romagnola, appunto Colombi. Poi bravo ancora Milani a rubare palla a Lepri, palla in mezzo e c'è Vergani che viene contratto da un giocatore avversario, e poi la clamorosa, anzi direi il salvataggio strepitoso di Floriani, sembrava un gol fatto, la mesta per Morra che avrebbe concluso a porta vuota. Poi il sinistro ancora della formazione biancazzurra, segnatamente proprio di Merola, e c'è il gol al 34esimo su punizione di Morra, la deviazione della barriera che spiazza il portiere Pellizzari, sfortunato in questa circostanza il Pescara. Il tiro di Morra, la deviazione della barriera va dall'altra parte, naturalmente Pellizzari molto sfortunato nella circostanza. Secondo tempo che comincia così, la pazza idea di Cernigoi, ex della Contesa, che manca il gol da distanza siderale, poi ci prova De Marco, entrato in corso d'opera alla respinta del portiere della formazione ospite Colombi, e poi ancora il tentativo di Brosco con la conclusione che viene deviata, cerca Gloria Brosco all'altezza dei 16 metri avversari, e poi il colpo di testa di Merola con la palla che termina sul palo, anche sfortunato diciamo il Pescara in una partita insipida. Il tentativo ancora di Merola, palla bloccata senza problemi dal portiere romagnolo Colombi, che fu lanciato da Zeman in Serie A nella stagione 2014-15 a Cagliari. Ancora Merola, una sforbiciata, una rovesciata con la sfera che termina di un soffio al lato, la destra della porta, difesa da Colombi dopo 6 minuti di recupero. Termina qui la partita, il Pescara non sa più vincere, l'Adriatico Giovanni Cordacchia finisce 1-1 con il Rimini, il momento no dei biancazzurri continua.